Il castello delle cerimonie. Quanto costa un matrimonio? Il castello delle cerimonie è uno dei programmi più amati di Real Time. Nella trasmissione vengono raccontate le feste sfarzose che includono matrimoni, battesimi e tanto altro. I proprietari del Gran Hotel La Sorrisa, dove avvengono le feste, sono diventati dei veri e propri personaggi televisivi, come Donna in Mapolese. In tanti sono quindi molto attratto dal castello delle cerimonie. Chi vuole celebrare lì la propria festa, anche se ovviamente i matrimoni sono il punto forte dell'attività, deve mettere in calendario una spesa che parte da 80 euro ad invitato. La cifra può salire e raggiungere i 120 euro in base ai comfort e ai servizi extra che vengono richiesti. Bisogna anche tenere a mente che possono essere richiesti dei servizi extra, come per esempio la presenza del cantante, delle ballerine o di altri ospiti, come si vede sempre nel programma. Per questo motivo la cifra non è mai standard, ma viene modificata e si deve concordare con i proprietari del Gran Hotel La Sorrisa. Bisogna però considerare che questo è soltanto il prezzo per la cerimonia con il prezzo per ogni invitato. Qualora si decidesse di far alloggiare gli ospiti presso la struttura, il pernottamento deve essere considerato un prezzo a sé stante, non incluso in quello della cerimonia. La cifra potrebbe diventare quindi molto più alta. Se gli invitati devono anche pernottare e rimanere al Gran Hotel La Sorrisa, i prezzi salgono perché bisogna considerare anche i prezzi per l'alloggio. In una stagione media, come potrebbe essere anche aprile o maggio, i costi si aggirano intorno ai 100 euro a notte per una camera matrimoniale e di 150 euro per una junior suite. Con l'alta stagione i prezzi ovviamente salgono e possono variare non solo in base al periodo dell'anno, ma anche in base alla camera che si sceglie. Il castello delle cerimonie, come viene accennato occasionalmente nelle puntate della trasmissione, si trova a Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli. L'indirizzo esatto è via Stabia 500. Raggiungendo la struttura si possono richiedere tutte le informazioni necessarie per organizzare il proprio matrimonio in grande stile. Bisognerà calcolare i costi della cerimonia, gli eventuali extra, più il pernottamento ed il viaggio per gli invitati. La cifra potrebbe quindi diventare elevata per chi sogna di vivere una festa da favola. Voi che cosa ne pensate? Seguite il castello delle cerimonie e vi piacerebbe partecipare ad una festa lì? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.